Più che altro c'è anche tanti rimpianti per non aver sfruttato le tantissime occasioni che abbiamo creato. Poi è chiaro che su due gol subiti potevamo fare meglio, perché erano due situazioni dove il primo eravamo tutti schierati dentro la propria metà campo, è passato un filtrante dove non abbiamo avuto una lettura generale, una lettura felice, e il secondo sicuramente potevamo fare meglio perché eravamo in attacco, stavamo spingendo con grande intensità e quindi potevamo sicuramente evitare tutti quei metri che abbiamo concesso, e poi sicuramente potevamo essere più aggressivi sul ragazzo nello scambio. Quindi chiaro, però abbiamo concesso poco perché si parla di tre tiri dell'Olbia. E noi invece abbiamo creato tanto, veramente tanto, di occasioni estremamente pericolose dove sicuramente potevamo fare più gol rispetto ai due che abbiamo segnato. E la squadra sul campo ha sempre denotato grandissimo carattere, non ha mai smesso di giocare. Penso che poi ai punti meritassimo anche la vittoria. Quello che di buono è che c'è sempre stata reazione estremamente positiva, siamo riusciti in pochi minuti subito a raddrizzare la partita, e peccato che anche all'ultimo minuto, in occasione del gol annullato, ma anche sul cross precedente abbiamo avuto una chiara occasione da gol da 2 metri alla porta, non siamo riusciti a segnare, che chiaro, quello è la testimonianza di quanto i ragazzi stessero spingendo per addirittura ribaltarla. Quindi dal punto di vista caratteriale, i ragazzi c'è solamente da elogiare. Ma Birli è un po' il suo tallone d'Achille, è questo: non riesce a trovare continuità di azione né continuità di allenamento. È chiaro, abbiamo già anche svolto una visita degli appoggi, del livello di postura, perché ormai sono anni che si porta dietro sempre mille acciacchi che lo frenano nella continuità di rendimento e di allenamento. Quindi ora lo dobbiamo valutare, come lo abbiamo praticamente valutato quasi tutte le settimane. Quindi mi viene anche un po' da sorridere, però spero che per lui non sia niente di particolare, che riesca finalmente, insomma, ad allenarsi con continuità, perché così è palese che è un ragazzo che è frenato.